Oggi faccio i peperoni fritti con Magic Cooker partendo da olio freddo. Allora, nella casseruola metto l'olio, lo metto fino a metà altezza. Devo lasciare lo spazio tra l'olio e il coperchio, e questo spazio crea la camera di vapore, quella che fa mantenere la temperatura sempre bassa, perché con Magic Cooker friggiamo a bassa temperatura. Ho lavato i peperoni, li asciugo, io tolgo anche i semi e li metto nell'olio freddo. Metto il coperchio e adesso accendo la fiamma. Fiamma alta, la frittura si fa sempre fiamma alta, è una fiamma però che non deve uscire dai bordi della pentola. Ora spengo, ho aperto ogni tanto per controllare, proprio un secondino. Aspetto qualche secondo affinché si abbassino i vapori. Questo ci aiuterà a non avere assolutamente cattivi odori in casa. Questa è la cosa più bella del coperchio Magic Cooker, che friggiamo senza avere cattivi odori in casa. Ci metto un pochino di sale, molto velocemente, partendo da olio freddo a bassa temperatura. L'olio non arriva mai al punto di fumo con la frittura con Magic Cooker, non abbiamo schizzi e soprattutto non abbiamo cattivi odori in casa. È una frittura molto leggera.